Un percorso destinato ad incontrarsi. Nascono entrambe negli anni Ottanta e salgono le vette dell'eccellenza nei loro settori, la Pallavolo Macerata e l'azienda calzaturiera Menghi Shoes. Un percorso molto lungo che inizia nel 84, 1984, anno in cui nasce la nostra società. Una società che ha sempre svolto attività di pallavolo nella città di Macerata e che via via si è attestata a livelli provinciali e regionali, fino poi a calcare i palcoscenici nazionali con la Serie B e con questa felice approdo in Serie A2. Questo campionato nuovo, la Menghi Shoes Pallavolo Macerata, si presenta con una squadra, secondo me, abbastanza attrezzata. Evidentemente l'obiettivo sarà quello di ben figurare. Siamo una matricola e quindi saremo impegnati nel difendere il nostro campo e la nostra imbattibilità interna che l'anno scorso ci ha contraddistinto. Sarà molto difficile. Indubbiamente quello che vorremmo fare è fare bene considerando le difficoltà che ci sono e che ci saranno perché il livello sarà molto più alto. Siamo molto contenti oltretutto che si possa iniziare anche con un nuovo main sponsor perché siamo a ringraziare oggi qui proprio nella sede della Menghi Shoes questa azienda, questa bella azienda sana e del territorio che ha voluto legare il suo nome alla nostra realtà. La crisi del settore non ha coinvolto l'azienda che ha conquistato i mercati mondiali anticipando il trend delle calzature e degli accessori in materiale plastico. Così i titolari si sono sentiti in dovere più degli altri di fare qualcosa per la loro città. Innanzitutto per un prestigio aziendale, perché oggi essere sponsor di una squadra in Serie A è un prestigio per il brand Menghi, per l'azienda Menghi. Secondo, perché siamo tutti maceratesi e quindi teniamo molto alla nostra città, ci siamo sentiti più in dovere, diciamo, degli altri di sponsorizzare, di aiutare economicamente questa squadra a rimanere in Serie A come l'anno precedente. Logicamente non è un prestigio solo per la Menghi, ma è un prestigio anche per la città di Macerata. Perché? Perché praticamente Macerata con i ragazzi che faranno, giocheranno in tutte le parti d'Italia, praticamente porteranno alto il nome di Macerata che negli ultimi tempi è stato praticamente conosciuto solamente per fatti di cronaca nera che certamente non porta prestigio a questa città. Ora con loro, con questi giovani e con questa squadra speriamo che Macerata abbia la sua giusta qualifica di città ad alta vivibilità, città dove si fa sport, città dove i giovani possono fare sport e dove anche i bambini possono fare sport. Quindi siamo orgogliosi di essere sponsor di questa squadra.